questi giorni ho riascoltato molti dei lavori di Pino Daniele tra gli anni 70 e i primissimi anni 80. Io credo che in quel periodo, oltre ad aver sformato autentici capolavori, Pino Daniele non avesse nulla da invidiare ai migliori cantautori italiani come Puccini, De Gregori, De André, eccetera. Poi ha avuto un tracollo artistico clamoroso ed ormai si è ridotto pure lui alle canzonette. Secondo te è stata solo una questione di soldi? Ciao da Peter. Secondo me, come io dico sempre, le palle si vedono a una lunga distanza. Quando siamo tutti incazzati, quando siamo tutti senza una lira, magari incazzati perché non hai successo, che poi il successo cos'è nella vita? Invece il successo per certa gente sono i soldi, il potere, il fatto di avere tanta gente che ti viene a vedere ai concerti, hai capito? E quando arriva in quel momento lì si vedono le palle, e quelli che non sono dei veri uomini, senza palle sono, allora si vede in quel momento, la verità viene fuori. Io sono convinto che è questa la verità, la motivazione per cui succede questa cosa.